Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Antonella Clerici ha annunciato la nascita di uno dei protagonisti di È sempre Mezzogiorno, facendo commuovere tutti quanti. Ecco chi è il neopapà. Antonella Clerici, lieto annuncio. Antonella Clerici è una conduttrice televisiva molto amata per via del suo modo di arrivare in modo spontaneo e senza fronzoli al pubblico a casa, e questo ha decretato il suo successo. Antonella Clerici è il nuovo arrivo. Inizialmente comincia la sua carriera prendendo parte ad alcuni programmi televisivi a tema calcistico, per poi nel 2000 diventare conduttrice della trasmissione che ha rivoluzionato il mondo della cucina in televisione. Stiamo parlando della Prova del Cuoco, di cui ne è stata padrona di casa per molti anni, anche se per un breve periodo e nell'ultima edizione al suo posto c'è stata Elisa Esoardi. Il successo della trasmissione è stato dovuto al modo giocoso e semplice che contraddistingueva la trasmissione. Grazie al successo di questo show, Antonella Clerici è stata consacrata come una delle conduttrici più brave della televisione italiana, ottenendo anche nel 2010 la conduzione dell'intero Festival di Sanremo. Antonella Clerici annuncia l'arrivo di una figlia per Alessandro Billi. Dopo la chiusura della Prova del Cuoco e un periodo di allontanamento della Clerici dal piccolo schermo, dalla stagione televisiva 2020-2021 al posto dello show che le ha regalato il vero e proprio successo, Antonella Clerici conduce È sempre Mezzogiorno, che viene riconfermato anche per la stagione 2021-2022 e molto probabilmente lo sarà anche per quella 2022-2023. All'interno di questo programma, che molto ricorda la Prova del Cuoco, ci sono vari spazi dedicati ai giochi telefonici e momenti di informazione culinaria. La conduttrice è affiancata da presenze fisse come Lorenzo Biaggiarelli, Fulvio Marino, Alfio Bottaro ed Evelina Flachi. Antonella Clerici annuncia l'arrivo di una figlia per Alessandro Billi. Per quanto riguarda i cuochi, invece, non si ha una presenza fissa, ma questi sono presenti a turnazione durante la settimana. Tra questi c'è anche lo chef Alessandro Billi, che è diventato da poco papà. Le parole del neopapà. Infatti, Antonella Clerici ha annunciato ai telespettatori a casa la nascita di una bambina e ha chiesto al cuoco, affiancato sempre da suo fratello Filippo, quali sono state le emozioni della nascita della sua primogenita. Alessandro Billi ha dichiarato di essere scoppiato in lacrime di gioia appena l'ha presa in braccio e di essersi complimentato con lei per essere nata in modo velocissimo, ringraziando tutte le ostetriche dell'ospedale di Novi Ligure. Antonella Clerici annuncia l'arrivo di una figlia per Alessandro Billi. Anche Filippo ha ammesso di aver pianto appena ha visto al nipote ed è curioso di capire come diventerà e quale sarà il suo carattere. Antonella Clerici, dopo queste parole, ha ammesso che i bambini sono tutti bellissimi da piccoli, ma poi crescono e i genitori devono fare i conti con il momento della loro adolescenza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.